Sono anzitutto lieto di dare il benvenuto ad Agostino De Rosa, architetto, professore ordinario presso l'Università IUAV di Venezia. Tiene un corso di laurea in architettura, tecniche e culture del progetto e anche alla Venice International University. Ha scritto molti saggi su temi della rappresentazione, della storia delle immagini e in particolare una interessante monografia sul tema sul quale ci parlerà fra poco, Geometrie di luce, il titolo della monografia, e il progetto del Roden Crater di James Tyrrell nel 2007. Ed è esattamente questa esperienza quella che ora va a presentarci, grazie anche alla possibilità di conoscere personalmente l'artista, e la conoscenza personale dell'artista, a mio avviso, da sempre una chiave di comprensione dell'opera unica e molto interessante, sebbene non esaustiva, e di aver visitato questo luogo nel quale è un po' difficile riuscire ad entrare, ma di cui ci offrirà la possibilità di vedere alcune immagini. Dunque a lui la parola per la relazione dal titolo Luce, spazio e tempo nel Roden Crater Project. Agostino De Rosa, grazie. Grazie a te. Se possibile chiederei al tecnico di chiudere tutte le luci, così agevoliamo un riposino pomeridiano e anche la visione un po' più, diciamo, coerente di alcune delle immagini che credo vedrete per la prima volta. Sono immagini che io ho scattato nell'arco di più di un decennio di collaborazione con questo artista americano, tanto nel 1943, si chiama James Archibald Tyrrell, il padre di origini francesi, un ugonotto, diciamo, trapiantato negli Stati Uniti, la madre invece americana e di religione quacchera, religione che poi è emigrata nella pratica quotidiana, nella vita di Jim Tyrrell. Io ho conosciuto Jim Tyrrell moltissimi anni fa ed è stato un incontro fatale, ed è stato anche un incontro che mi ha permesso di incontrare altra gente che per me, altre persone che si sono presentate sul mio cammino come incontri fatali. Uno di questi è Giuseppe Panza di Biumo, che forse conoscete, uno straordinario collezionista che ci ha lasciato qualche anno fa, uno dei più importanti collezionisti mondiali, soprattutto di arte minimalista americana, il movimento all'interno del quale James Tyrrell potrebbe, io non sono molto d'accordo, essere inquadrato dagli storici dell'arte. James Tyrrell è molto più, diciamo, che un artista che, diciamo, si muove all'interno della minimal art, si muove nella land art, si muove nelle installazioni luminose, nelle performance anche corporee, viste le sue ultime, diciamo, performance anche durante la mostra, le mostre che stanno girando in questo momento in varie parti del mondo dedicate a lui, le monografiche. Però andiamo con grado. Dunque una piccola citazione in exergo, naturalmente, come si conviene in queste conferenze molto austere. Cercherò comunque di infrangere questa austerità con una parte biologica che mi appartiene, che è quella napoletana, nonostante insegni a Venezia. È una citazione di una poetessa americana che ho conosciuto grazie a Jim Tyrrell, si chiama Mary Oliver, non è tradotta in italiano purtroppo, però è una interessante citazione da una sua poesia, che io trovo che all'inizio di questo percorso nella luce, che però si alimenta anche di oscurità, di tenebre, sia molto importante. Tutti noi abbiamo fatto esperienza di una parte oscura nella nostra vita e sappiamo che cosa significhi uscire fuori da una parte oscura della nostra vita, da quello appunto che Jung chiamava ombra, e riemergere alla luce. Ed è qualcosa del genere che si prova all'interno di questa opera gigantesca che è collocata in un angolo remoto del deserto, di un deserto dell'Arizona, il cosiddetto Painted Desert, che da questa DEM, da questo Digital Elevation Model, è possibile inquadrare all'intersezione di quelle due rette, ascisse ordinate, che si intersecano in un punto molto remoto, non lontano da un fiume, dove ci sono anche delle cascate, si chiama Little Colorado River. Ecco, quello che voi vedete è una planimetria con la restituzione, diciamo, del campo vulcanico, si chiama San Francisco Volcanic Field questo campo,
Naturalmente non pensate a San Francisco, che è distante circa 2 ore di aereo verso ovest, ma pensate invece a San Francesco d'Assisi. Qua erano attive molte missioni che hanno cercato di colonizzare e cristianizzare gli indiani nativi. Qua erano attive e sono ancora attive, sia pur ridotte ai minimi termini, alcune comunità indiane native di Hopi e Anasazi. E tra queste c'è una comunità, quella degli Eagle, che è molto attiva, proprio alle falde, diciamo, del cratere che adesso vi illustro. Dunque, un campo vulcanico di circa 300 vulcani, alcuni quiescenti, altri totalmente morti, defunti. Però, ecco, la cosa che vi devo dire è che quando si arriva in questo luogo, tra poco vedrete le immagini, io per la prima volta ho capito di essere su un pianeta, cioè non sulla Terra in generale, ma su un pianeta. Cioè, questo è un luogo che si potrebbe definire a geologia manifesta. Scusate, conierò un po' di termini che uso brutalmente, mischiando aggettivi e sostantivi in maniera libera, però dà abbastanza l'idea, secondo me. Qua è come se fossimo sulla superficie di Marte, e anche il colore di questo deserto non è un caso che si chiami Painted Desert, perché la totale assenza di umidità, la mancanza di inquinamento atmosferico, la quasi totale assenza di inquinamento atmosferico, fa percepire i colori come perfettamente saturi. Quindi la luce in questo deserto bagna ogni cosa, e se aveste la fortuna, come io ho avuto la fortuna, di parlare con uno degli indiani nativi, in modo particolare il capo clan degli Eagle, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, lui mi spiegava che ci sono circa 40 parole per definire la luce tra gli indiani nativi. Noi usiamo un solo termine, naturalmente poi ci sono dei sinonimi, ma per loro, come la luce tocca un oggetto, a seconda dell'inclinazione o dell'oggetto stesso, ecco che, diciamo, la luce assume un nuovo nome. Mi ricordava un poco quando mi spiegavano appunto che la parola Himalaya significa appunto tutta la neve del mondo, in sostanza, ecco. Dunque, questo luogo molto strano presenta quindi questa stranissima configurazione geografica di tanti vulcani che sono stati in qualche modo anche saccheggiati durante i decenni passati, perché fornivano materiale per le costruzioni stradali. Solo da qualche decennio esiste una legge federale che protegge questo luogo. Non siamo molto distanti dal Grand Canyon, circa 2 ore e mezza di macchina. Siamo vicino a Flagstaff, che è la città più vicina, e che però, non a caso, è anche la sede di tantissimi osservatori astronomici. Durante il lavoro di collaborazione che io e il mio team, che risiede all'Università UAT di Venezia, e che si chiama Imago Rerum, è un nome che noi abbiamo desunto dalla tradizione classica, abbiamo lavorato per tanti anni in questo luogo, incontrando anche molti astronomi e entrando in alcuni di questi osservatori, in modo particolare il Naval Observatory di Flagstaff, che è un importante centro di astrometria. Ma alcuni dei collaboratori di Turrell erano anche astronomi della NASA, che più volte ci hanno aiutato il boss naturalmente, a orientare le stanze di quello che vi sto per annunciare, cioè del più grande osservatorio ad occhio nudo del mondo, che è collocato, le cui camere, ipogee, sono collocate all'interno di un cratere, diciamo, non quiescente, non più attivo. È un progetto folle, mi rendo conto, cioè l'idea di andare in un deserto, trovare un vulcano adatto allo scopo, vi dirò dopo qual è questo scopo più precisamente, comprarlo, il che vuol dire non comprare solo il cratere, ma tutto il terreno intorno al cratere, per evitare che qualcuno possa entrarci abusivamente o possa costruire, che so, un resort per poter visitare questo Roden Crater. Ecco, appartiene a un sogno americano che probabilmente colloca il Roden Crater al vertice di un ideale ipotetico triangolo che ha due vertici non molto lontani spazialmente e geograficamente. Taliesin West di Frank Lloyd Wright, che è vicino, tutto sommato, a circa 1 ore e mezza di macchina, vicino Phoenix, nei sobborghi di Phoenix, e un altro luogo che vi consiglio e vi sconsiglio di visitare se aveste la fortuna di andare da quelle parti, perché è un luogo meraviglioso, l'Arizona, e cioè Arcosanti di Paolo Soleri, un allievo di Wright che ha stabilito la sua comunità post-hippie, potrei quasi dire, ormai ci sono solamente i residui di una fricchettone di una comunità hippie, che però nei sogni di Soleri doveva costituire una vera e propria città utopistica realizzata, e dunque una contraddizione in termini. Roden Crater, Roden prende il nome naturalmente questo luogo dalla famiglia che abitava in questo spazio, e sono questi gli originari proprietari del Roden Crater. Assomiglia un po' a una fotografia come quelle che si vedono nel film di Iñárritu, ve lo ricordate, di Others,
più o meno quella è l'atmosfera che si respira. Però il luogo è questo. Queste sono le rovine della casa dei Roden, della famiglia Roden. I Roden allevavano bovini, Turrell, che ha acquistato questo luogo, ha continuato ad allevare bovini. Per un certo periodo di tempo la fama di Turrell era legata alle bistecche che produceva, ma insomma la sua fama di artista internazionale è cresciuta a dismisura, tant'è che oggi James Turrell è l'artista forse più pagato, e questo non basterebbe, ma anche più vezzeggiato, corteggiato dai più grandi musei mondiali, e le sue collaborazioni con le archistar più importanti, la sua influenza sul linguaggio architettonico contemporaneo è palese, diciamo, documentata ampiamente. James Turrell è un artista che lavora con la luce, ed è questo forse il motivo per il quale ve ne sto parlando. È un artista che lavora con la luce naturale, il che vuol dire la luce del sole, la luce della luna, la luce delle stelle, stelle esistenti o defunte, questo non importa, perché comunque alcune stelle già morte ma continuano, diciamo, a raggiungerci da un punto di vista luministico con la loro immagine cromatica sulla Terra, e continuano a proiettare le nostre ombre in alcune delle installazioni di James Turrell, o luce artificiale. Prevalentemente lui intende la luce come, diciamo, un enologo intenderebbe un vino che deve essere molto, come dire, vezzeggiato, curato, centellinato, assaporato per poterne profondamente intendere la sua, diciamo, il suo gusto e anche il suo background però. Però c'è qualcosa di più, e qui mi lego a quello che gli interventori prima di me hanno detto, e quindi mi hanno sollevato da tutta una serie di responsabilità incongrue rispetto al mio sapere, e cioè parlarvi di Plotino, insomma è stato già fatto tutto, quindi io posso veramente andare molto velocemente su questo. Però è importante dire un piccolo dettaglio biografico su Jim Turrell, che è quacchero. Come vi dicevo, la madre e la nonna gli hanno insegnato i precetti del quaccherismo, quaccheranesimo come preferite voi, è una specie di spin-off, diciamo, del calvinismo che, trapiantato dall'Inghilterra e dai paesi del nord Europa, raggiunge l'America, che si basa, diciamo così, su una struttura ecclesiastica molto semplice, in cui non esiste un vero e proprio officiante il rito religioso, ma tutti quanti i convenuti durante la funzione sono tutti in silenzio, in genere maschi e donne separati, oggi ormai, diciamo, non si usa più questa pratica, disposti intorno a uno spazio vuoto, a un centro vuoto, nell'attesa della manifestazione della luce divina, della parola divina attraverso la luce. Quindi la nonna e la mamma di Turrell dicevano al piccolo Jim, questo me lo dice sempre James Turrell, vai alle funzioni, alle riunioni con gli amici, alle riunioni con gli amici, così si chiamano i componenti della comunità quacchera, greet the light, cioè accogli la luce. Ecco, tutta l'opera di Turrell si può inquadrare in questa frase molto esiziale, se ci pensate, accogliere la luce fisica ma anche la luce spirituale. Ora Jim, quando realizza le sue installazioni, ci tiene a precisare che non c'è niente di spirituale nelle sue opere, e che la parte spirituale delle sue opere è aggiunta dall'osservatore. Secondo me questo è un po' un vezzo che lui ha per scrollarsi di dosso una responsabilità piuttosto grande. Alcune delle sue opere, delle sue installazioni, che hanno visto molti dei suoi fruitori cadere per terra carponi o rompersi delle braccia perché credevano di entrare in uno spazio e invece in realtà quello spazio non c'era, ecco, hanno suggerito a Turrell di mettere una distanza, un gap fisico e io aggiungerei legale tra le sue installazioni e l'idea che quell'opera possa contenere un significato spirituale che va al di là della mera percezione. Vi faccio vedere rapidamente un po' di immagini che ho scattato durante tutti gli anni di lavoro con Jim Turrell. Alcune sono molto fortunate e vi devo dire la verità che la mia preferita è questa. Perché ho avuto la fortuna di beccare un arcobaleno sopra il Roden Crater che tracimava. Però è un posto anche dove l'altissima concentrazione di metalli che si sono poi ossidati nel tempo produce anche una serie di scariche elettriche, cioè i temporali elettrici in questa zona sono fortissimi, e vedere la danza di lampi che si muove sul Roden Crater, che costringe i visitatori a entrare, uscire, a seconda naturalmente del conteggio che si fa rispetto al tuono, è molto interessante. Ma questo produce un coinvolgimento corporeo dell'osservatore, del fruitore con l'opera, che è di molta arte contemporanea, naturalmente padre Andrea Dell'Asta ci può insegnare moltissimo in questo senso, ma è esperire col proprio corpo, con la propria percezione,
e anche con il proprio vissuto, permettetemi di usare questa parola, è significativo, cioè fa parte dell'opera. Quindi noi siamo integrati con l'opera, con un'opera del genere. In che cosa consiste quest'opera? Nell'idea di Turrell, quest'opera nasce alla fine, all'inizio degli anni 70, quando lui viene estromesso da una sua precedente sede, il studio, che era collocato a Los Angeles, e deve trovare un luogo dove ambientare le sue installazioni in modo permanente. E lui pensa a un luogo che deve essere un vulcano, qualcosa che abbia un rim, un cratere, possibilmente con un bacino, cioè con un catino semiellissoidico o semisferico e con un rim perfettamente orizzontale. Tra poco vi spiegherò anche perché. E volando con una borsa, e volando utilizzando i soldi che gli aveva dato la Guggenheim Foundation per fare quello che gli altri artisti in genere, cioè gli altri artisti avendo una borsa dalla Guggenheim in genere facevano il grand tour in Europa, visitavano i musei, gli studi, e lui compra invece benzina, gasolio per il suo aereo, perché lui è anche un pilota provetto. Ha lavorato anche per, diciamo, il governo americano, essendo quacchero non poteva avere armi, diciamo, ma poteva invece, è stato uno dei piloti che hanno portato i monaci buddisti in salvo in Tibet. Decide di prendere un aereo, il suo aereo, e di sorvolare un posto dove era stato da bambino con i genitori. Se avrò tempo poi vi dico alla fine una piccola favola che identifica il rapporto di Turrell con la luce. E finalmente scopre il Roden Crater, o si ricorda del Roden Crater che aveva visto da bambino. Questi sono alcuni modelli, questo è il modello digitale che io e il mio team abbiamo elaborato nel corso degli anni, e questa è la planimetria, un po' radiografica, di quelle che sono le 15 installazioni ipogee, sono tutte installazioni sotterranee realizzate dentro il corpo del deserto, quindi sono architetture ctonie. Tutto questo aprirebbe, squadernerebbe adesso una serie di riferimenti che non abbiamo il tempo di fare, però è molto interessante che i riferimenti culturali a cui architettonici, artistici, in generale letterari a cui Turrell fa riferimento appartengono quasi tutti a civiltà che hanno sviluppato un percorso archeastronomico in Europa, così come in Sud America, così come anche in Nord America o in Estremo Oriente anche. Forse qualcuno di voi li riconoscerà senza che io li citi, perché probabilmente avrà nella sua memoria alcuni di questi archetipi che Turrell continuamente adotta e plasma. Ogni stanza, sono delle stanze effettivamente queste architetture ipogee, quindi non hanno un esterno effettivo se non il landformed work del cratere che costituisce la pelle di questa architettura, sono delle stanze che hanno dei nomi suggestivi, South Space, North Space, Sun and Moon Space, sono tutti legati a un'orientazione cardinale alludendo a quello che potrebbe essere il significato, il ruolo che quello spazio assumerà in un contesto non solo terrestre, ma anche celeste. Sono camere che hanno delle aperture orientate in maniera molto precisa, quindi con l'aiuto degli astronomi della NASA di cui vi parlavo, sono state orientate, perfettamente calibrate, le orientazioni di tunnel lunghi 300 metri o di aperture molto piccole, ampie circa 4 centimetri, che però devono far entrare la luce di una costellazione esattamente in un giorno preciso dell'anno. Quindi un grande osservatorio astronomico ad occhio nudo, molto simile forse, se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a Jaipur, simile al campo astronomico, al giardino astronomico del Maharaja Jai Singh a Jaipur, costruito intorno al 700, qualcosa di simile. Quindi un luogo dove non si vuole misurare la tecnologia attuale per vedere e misurare la luce delle stelle, del sole, della luna, ma per farci fare un'esperienza ottica, corporea e molto profonda del nostro vederci vedere la luce. Lo so, sembra un po' uno scioglilingua, però forse tra un po' vi sarà più chiaro con l'aiuto di un esempio concreto. Vado molto veloce, sono immagini, diciamo, dei modelli digitali che abbiamo elaborato per una serie di mostre che si sono tenute prima a Venezia in onore della sua laurea honoris causa e poi in giro per il mondo, adesso stanno viaggiando in tutto il mondo. Il primo ambiente che incontriamo è la South Lodge, è la prima delle logge che accolgono il visitatore, è un luogo dove si può bere, chiacchierare, dormire, è un luogo molto piacevole. La signora che vedete sullo sfondo, anzi che vedevate sullo sfondo, è la direttrice del museo di Houston che, fino a che diciamo non è morta, veniva due mesi l'anno a fare da assistente a Turrell e faceva praticamente da guardarobiera, da cuoca, faceva un po' di tutto.
Il primo spazio che volevo mostrarvi si chiama South Space ed è un grande catino, semicatino sferico, anzi è un catino sferico, al quale sono stati rimossi dei settori sferici e che permette a un osservatore interno di muoversi e misurare l'altezza dei corpi celesti, non molto dissimilmente da quello che accade proprio a Jaipur, in uno strumento che si chiama Jaiprakash Yantra. È uno spettacolo straordinario muoversi all'interno di questi spazi, perché sono tutti sky oriented, cioè sono orientati verso alcune costellazioni, questo in modo particolare verso il cielo del sud, ed è permessa la misurazione diciamo dell'altezza di alcuni corpi celesti durante la notte, evidentemente, oppure l'osservazione delle stelle circumpolari attraverso un preciso, uno speciale cannocchiale che viene disposto a favore di una sola persona, la cui seggiola è modellata sulla forma di un corpo umano. Quindi quando voi vi sedete nella seggiola, il vostro corpo sprofonda dentro la sedia marmorea, cioè il vostro corpo entra a far parte dell'architettura. Questa è l'orientazione. Naturalmente durante questo lavoro di digitalizzazione del progetto abbiamo dovuto costruire un modello della volta celeste e georeferenziarlo rispetto a Roden Crater, che si trova su una placca tettonica che scorre leggermente verso la direzione di Washington di circa un centimetro l'anno. Quindi anche il nostro modello digitale è fatto in modo tale da poter essere continuamente aggiornato sugli spostamenti della placca a cui appartiene il Roden. È un lavoro piuttosto complesso che qua adesso vi sto riassumendo in maniera molto veloce. Queste sono alcune delle viste interne, diciamo. Vado abbastanza veloce. Questa è fatta durante gli equinozi. E questa è una veduta in digitale invece del percorso che le stelle circumpolari in leggera dissolvenza, il cannocchiale si scompare, con la visualizzazione delle costellazioni che verranno. Oh, cioè, chi è? No. Madonna? No, chi è? Non sentivo, scusate. Va bene, vado un po' più veloce e vi porto invece nell'East Space. Quanti minuti ho? Quarto d'ora, va bene, scusate. Cercherò di comprimere. L'East Space è orientato naturalmente verso il cielo dell'est. Questo è uno degli spazi che ancora deve essere realizzato e che quindi si può vedere in anteprima solo, diciamo, qui, che ha due grandi piscine ipogee che hanno una forma triangolare in pianta, quindi sono due cunei separati da un setto murario che ha una piccola feritoia che permette all'acqua di passare, non solo all'acqua ma anche al sole e ai solstizi. Scusate, agli equinozi, al sorgere del sole. L'apertura del triangolo maggiore, che è di circa 60 gradi, però è a vantaggio del sorgere del sole e due solstizi sull'orizzonte dell'est, appunto, del sole. Allora, questi estremi, diciamo, solstiziali, credo qua c'è padre Gionti che potrebbe correggere, ma dovrebbe essere l'amplitudine ortiva questa, credo si chiami. Amplitudine ortiva, credo si chiami, cioè l'estremo del sorgere del sole dei due solstizi, almeno così ci hanno insegnato gli astronomi, dovrebbe essere questa. Vi faccio vedere degli esplosi. Uno dei fenomeni che sarà percepibile all'interno del Roden Crater, di questa struttura, immergendovi nell'acqua. Quindi dovete immaginare nel deserto dell'Arizona, immergervi nell'acqua all'alba, in una piscina naturalmente che ha una temperatura controllata, quindi immaginatela come una grande jacuzzi, senza bolle, e aspettare il sorgere del sole ai due solstizi, in modo tale che la luce del sole sorgente sull'orizzonte dell'est tocchi tangenzialmente lo spigolo verticale di questo vano in cui si apre la piscina e crei un effetto wedgework, cioè un cuneo luminoso che vi sembrerà separare due metà della piscina come se ci fosse un vetro. E voi sarete respinti da questa luce perché avrete la percezione che esista quel vetro. In realtà è solo percezione, non è realtà. Anche questo è un aspetto discusso dell'opera di Turrell. Sono illusioni o no? A Jim non interessa il fatto che siano illusioni. Si percepiscono, dunque esistono per lui. Questo è il diktat del maestro. Questa è l'amplitudine ortiva, che naturalmente è al suo opposto sul cielo dell'ovest, l'amplitudine occasa, ma dalla quale è possibile, scusate, volevo spiegarvi brevemente questa immagine, percepire al tramonto un altro fenomeno, e cioè quello che si chiama il twilight arc. E cioè al tramonto, non so quanti di voi ci abbiano fatto caso, probabilmente andando in posti dove non c'è inquinamento luminoso, il cielo assume una colorazione degradante che passa praticamente da colori come il violetto al giallo e poi verso il cobalto. Quella parte bassa di oscurità che si vede, diciamo, nella fascia che gli astronomi chiamano twilight arc,
Io non lo sapevo e quando l'ho saputo mi sono commosso, è l'ombra della Terra proiettata dal Sole nell'atmosfera. Per me è stata una scoperta, scusate la banalità, però io non immaginavo, diciamo, che la Terra proiettasse ombra nell'atmosfera. E la stessa cosa succede all'alba dall'altra parte, naturalmente. Ecco, queste sono le viste interne della piscina, con le aperture controllate per ottenere questo effetto wedgework, così lo chiama James Turrell. Notate che nella parte superiore c'è una bucatura, della quale però non si intuisce lo spessore del solaio. È sfettata, diciamo, il taglio del solaio è fatto in modo tale che si apra un lucernario quadrato di cui però non si intuisce lo spessore. Questo fatto vi può sembrare banale, ma se foste all'interno di questa installazione, e lo potreste fare andando non nell'acqua dell'East Space, ma a Villa Panza, visitando il primo di questi dei prototipi di quest'opera, che si chiama Sky Space One, a Villa Panza, quello che realizza James Turrell è uno sky space, cioè uno spazio in cui la bucatura superiore, non essendoci la percezione dello spessore della soletta, crea quello che gli studiosi di percezione visiva chiamano filming, cioè creazione del colore filmare. Il cielo plana sulla struttura e sembra chiuderla. Quindi la sensazione che voi avete dentro questo ambiente è quello di levitare. E lo so, è illusione, eppure lo percepite. I miei studenti spesso, quando a Roden Crater sono venuti, si tenevano alle sedie o ai muri perché avevano paura di perdere, diciamo, gravità. È una sensazione molto forte, soprattutto in ambienti in cui non c'è inquinamento, no pollution, come dicono loro. Questi sono gli equinozi. Vi mostro un altro spazio molto interessante che è collocato, sarà collocato dove c'è la fumarole, cioè la fumarola. No, se, diciamo, occupandoci di questo progetto abbiamo dovuto anche un po' occuparci di geologia e quindi di vulcanologia, ed è interessante che tutti i lemmi geologici sono tutti o latini, naturalmente Plinio, Docet, o hawaiani o giapponesi, dove ci sono maggiori numeri di vulcani, ovviamente. Quindi nella fumarola, nella seconda bocca di fuoriuscita del cratere, questo, diciamo, è lo stato dei luoghi, verrà creata questa strana struttura con un elmetto che protegge dalle onde radio o da qualunque tipo di onda all'interno di questo spazio. L'interno è molto interessante, è un grande occhio puntato sul deserto, funziona come una gigantesca camera oscura, stamattina evocata da alcuni dei relatori, che cattura all'interno di questo occhio bulleiano sotterraneo il paesaggio esterno, ma anche in una sky bath, in una vasca che si trova alla sommità, al polo nord di questa sfera, sempre con acqua a temperatura controllata. Immergendovi dentro questa vasca potrete sentire i suoni di sei oggetti celesti. Spero di ricordarmeli tutti. Uno è stato già evocato stamattina, The Background Sound of Universe. Poi ci saranno le Seifert che producono suono, il Sole, Giove, non me le ricordo tutte, scusate, mi sono un po' cotto. L'acqua funziona da cassa ad alta impedenza e quattro antenne sistemate ai piedi del cratere catturano i suoni solamente di queste costellazioni. Un crystal set molto semplice fa il resto, cioè trasmette i suoni dentro la vasca, e l'acqua funziona appunto da cassa ad alta impedenza. Questo è l'occhio sotterraneo di cui vi parlavo, e questo è un modellino che abbiamo realizzato prima in legno, poi di questi modelli abbiamo fatto con la stampa 3D modelli in polvere di nylon, fino a che Turrell non ha tirato dai nostri modelli una serie di esemplari a tiratura limitata in bronzo, che adesso hanno quotazioni di mercato vertiginose. Vado abbastanza veloce perché lo spazio sul quale mi volevo soffermare un attimo, per poi chiudere, spero di farcela in maniera coerente, è il Sun and Moon Space. Questo è un ambiente realizzato al quale io sono molto legato, abbiamo passato intere settimane all'interno di questo luogo. Per me ha un significato speciale, perché quando sono andato in questo posto, scusate la nota biografica, avevo da poco subito un lutto, e l'idea di andare a 300, diciamo a 40 metri sottoterra, nel deserto, in uno spazio in cui la luce veniva canalizzata da un tunnel lungo 300 metri, per me era una cosa, diciamo, piuttosto pesante, pensavo che non ce l'avrei mai fatta. Invece quello che ho scoperto, e Turrell me l'aveva detto, che il luogo era bagnato dalla luce.
will be bathed by light, quando tu sarai dentro sarai bagnato totalmente dalla luce, ed era così, la luce continuamente proietta dentro questo spazio, è un grande sistema visivo, percettivo, continuamente in funzione, anche quando non dovrebbe funzionare, questa è la cosa piuttosto inquietante, come dicono gli statunitensi, uncanny proprio. Quello che vedete come linea nera su quella sezione è il lungo tunnel, lungo 300 metri, che veicola l'immagine della Luna al suo lunistizio maggiore e superiore ogni circa 20 anni, secondo un ciclo di movimento della Luna che si chiama Saros. Saros è una parola caldea che significa ciclo. E serviva però per gli antichi caldei per misurare le lunazioni, le vari fenomeni a cui era sottoposta la Luna, eclissi e così via. Questo voleva dire controllo da parte dei caldei, del re caldeo, sulla popolazione ma anche sulla coltivazione, tutta una serie di ricaduta, problemi logistici e politici di notevole dimensione e qualità. Ma a Turrell, diciamo, questo ciclo serve da là, da una sorta di diapason che viene dato per iniziare una sorta di tour all'interno del cratere, perché i fenomeni che saranno visti all'interno del cratere hanno scadenza annuale, bimestrale, quinquennale, ventennale, centennale, millenaria. Il tempo della storia dentro quest'opera si liquefa, si polverizza. A me è sempre venuto in mente, quando sentivo Jim parlare di come l'opera si evolverà nel tempo, ai kalpa, che sono le unità di misura temporali che si usano nell'induismo, che sono gli eoni degli eoni, cioè dimensioni che sono al di là di ogni esperienza umana, fisicamente umana, quindi la storia si polverizza. Questo tunnel ha un significato speciale perché l'immagine della Luna che compare in un certo angolo, diciamo, del cielo, del nord in modo particolare, al suo lunistizio maggiore e superiore, lunistizio è un po' come il solstizio per il sole, ma per la Luna evidentemente, l'immagine della Luna viaggia dentro questo tunnel, che è un grande telescopio, simile a quello galileiano che abbiamo visto, viene messa a fuoco da una lente gigantesca, modellata dall'Università del Texas, e viene proiettata nel Sun and Moon Space su un monolite di dimensioni ciclopiche, che accoglie questa immagine della Luna piena. Adesso la vedrete. Al solstizio, però, succede che la mattina, dall'altra parte del monolite, compare l'immagine del Sole, Sun and Moon Space. Queste erano durante i lavori di esecuzione. Vi devo dire la verità che la storia del Roden Crater meriterebbe più di un libro che ho scritto io o di quelli che hanno scritto i vari autori nei vari continenti, perché c'è anche una storia, una hidden life, una storia segreta del cratere, anche con i suoi morti, anche con delle vittime. Ma su questo sorvoliamo. Questa è la pianta, gli elevati del Sun and Moon Space con il suo monolite centrale. Questo è il lungo tunnel di cui vi parlavo, con l'allineamento tra la Luna al lunistizio maggiore superiore e col Sole al solstizio. Questa è una foto scattata da rasoterra, questo è il monolite con le sue due facce, una delle facce è inclinata di 9 gradi perché è perpendicolare all'asse del tunnel, e qua quando compare la Luna e quando compare il Sole. Vi devo dire la verità che dentro questo spazio spesso la Luna è apparsa anche non all'unistizio maggiore superiore. Adesso la prossima allineamento sarà nel 2026, perché le nuvole, ed è questa la cosa incredibile, hanno svolto la funzione di specchio e quindi hanno riflesso l'immagine della Luna non nella posizione giusta, che però è penetrata dentro il cratere. Un'epifania di luce e di emozione straordinaria. Questo è il lungo tunnel. Ora non so che cosa vi fa venire in mente, a me la prima cosa che ha fatto venire in mente è il tunnel di quelli che hanno esperienze di premorte, cioè quel lungo tunnel luminoso che sembra attenderci, o che dalle descrizioni di chi ha avuto esperienze di premorte, di asfissia, spesso vengono raccontate. Vedete che ci sono dei baffles metallici, sono queste strane carenature, servono per bloccare la luce che non deve arrivare nel Sun and Moon Space. Un poco come le carenature di una barca servono a spezzare l'onda, qui servono a spezzare la luce. È un tunnel molto lungo, ma in cui non si ha la sensazione claustrofobica di attraversare nel deserto, a 40 gradi di temperatura, sottoterra, uno spazio ristretto. Anzi, la luce continuamente ti tocca, ed è una sensazione straordinaria. Arriviamo in cima al tunnel, vedete che la sezione ha forma di buco di serratura?
E qui c'è il pane per i denti dei miei studenti di geometria descrittiva, perché si arriva in questo spazio a pianta ellittica, che è uno sky space con il tetto leggermente inclinato e il cui foro è ellittico. Ma quando all'unistizio maggiore superiore la Luna transita nel foro e state nel corridoio, il foro ellittico appaia circolare ed è perfettamente concentrico alla sezione del tunnel e perfettamente centrato sulla Luna. Illusione, realtà? Eppure è un'ellisse. Eppure la vediamo come un cerchio, è esattamente, diciamo così, una dimostrazione post-brunelleschiana, post-pierfrancescana, post-tutto della corrispondenza tra coniche, se la vogliamo dire, diciamo, in maniera piuttosto banale. Però evidentemente c'è qualcosa di più. Questo è di giorno, una grande scala in bronzo siliconico, una lega che permette la non deformazione con i grandi sbalzi di temperatura tra giorno e notte dentro il cratere, di mantenersi con questa sua forma. Scala che è senza ringhiera, come potete vedere, perché così sono le scale delle Kiva, cioè delle strutture, ipogee, semi-ipogee degli indiani nativi, che prevedono che il sacerdote con quattro serpenti velenosi, due a destra e due a sinistra, risalga la scala senza toccarla con le mani. Vedete, il cerchio diventa ellisse progressivamente e finalmente siamo nello spazio di cui, come vi dicevo, il cui lucernario ellittico non percepiamo, di cui non percepiamo lo spessore. Devo dirvi un'esperienza che tutti facciamo quando andiamo, tutti quelli che sono venuti a Roden Crater. Vedete il cielo come appare puro, diciamo, non c'è un contorno geografico che ne delimiti la percezione. Ebbene, la foto che vedete sulla sinistra durante i lavori di costruzione è stata scattata alle 4 del pomeriggio, cioè fuori c'è luce. Però il contrasto simultaneo tra la luce interna e la luce esterna fa sì che noi percepiamo quel foro come chiuso da un velo, o meglio, da un telo di velluto nero. E questa non è una percezione che abbiamo solo noi. Anche gli uccelli, se entrano dentro, prima che si facciano le 4 del pomeriggio, non escono più perché vedono illusoriamente nero. La cosa sconvolgente è che quando salite queste scale e vi avvicinate, diciamo, all'uscita, si fa sempre con un accompagnatore questa salita perché la scala è molto ripida, il cielo improvvisamente da nero diventa cobalto. A me ha sempre fatto venire in mente questo attraversamento di questo spazio liminale, quell'incisione medievale in cui si vede appunto l'astronomo o il filosofo che attraversa la sfera celeste, la sfera delle stelle, per andare appunto al di là. Il buco esterno è questo qua, e qua siamo già nel catino, che è ellissoidico, questo è un vecchio modello, il retro della scala con la sua trave, la curva gobba che delimita la bucatura, che a noi sembrava circolare, ma in realtà è una curva sghemba, eppure a noi sembrava un cerchio, vabbè, ma insomma questo è un dettaglio, le Kiva di cui vi parlavo, e l'occhio del cratere, che è lo spazio, diciamo, terminale di questa salita, anche se poi ce ne saranno altri circa 10 di spazi che verranno realizzati. È un grande sky space. Vi porto direttamente all'interno dello Sky Space, che è a pianta circolare, che presenta una zona centrale molto simile, trattata come un Kare Sansui occidentale, cioè della sabbia vulcanica nera che assorbe la luce al centro, e nella parte superiore c'è un oculo perfettamente simmetrico. In genere gli studenti, quando andiamo in questo spazio, rimangono lì circa 3-4 ore in religioso silenzio, guardando l'evolversi del colore del cielo progressivamente, da all'ora di pranzo fino alle 4. È una cosa straordinaria che gli studenti vengano bloccati per 4 ore. Ragazzi, non so se voi insegnate all'università, ma già un'ora, voglio dire, è da premio Nobel, ma 4 ore sono tante. È interessante che tutti gli oggetti che attraversano il campo visivo, cioè il campo determinato dall'oculo, sembra che noi li possiamo toccare con la mano. In più abbiamo questa sensazione di levitare, molto forte. Inoltre lo spazio è un whispering tunnel, quindi se sussurrate in un punto il suono gira circolarmente e arriva all'altra estremità. Oppure se vi mettete al centro, come il vostro vecchio professore, e strillate, cioè sussurrate, scusate, sentite l'eco della vostra voce, ma chi sta intorno a voi non sente nulla. Perfetta simmetria tra micro e macrocosmo, vabbè, possiamo starci molto tempo a discutere su queste cose. Vi dico che il Roden Crater è fotogenico. Fotografato anche da uno che non è un professionista fotografo, le foto vengono sempre bene, benissimo, non c'è proprio. E l'ultimo step che facciamo, sono nei tempi? Sì? Ok,
è quello di distendervi sui quattro lettini di foggia vetero-egizia che si trovano orientati cardinalmente sulla copertura che fuoriesce dell'Eye of the Crater. Bene, se vi stendete su questi lettini, che vedete sono leggermente inclinati, però hanno anche un appoggiatesta, sembrano veramente lettini egiziani, e vi copriste dall'abbacinamento solare gli occhi, succede una cosa strana: il rim del cratere è perfettamente ellittico e orizzontale. Il cielo, quando è inquadrato in un certo modo con una forma geometrica, assume diverse configurazioni di quello che noi vediamo quotidianamente per strada. In questo caso assume la forma di una cupola ellissoidica, il cui cervello, il cui apice, scende violentemente da altissime quote a circa 40-50 metri da voi, e quindi la sensazione che voi avete è quella di levitare verso l'alto. Quindi la prima cosa che fate quando vi stendete e osservate questo fenomeno, che viene definito dagli studiosi celestial vaulting, è quello di tenervi al lettino perché avete paura di volare. Questa è la descrizione del fenomeno fatta da Maurice Minnert, che era un biologo però che ha un interesse nei confronti della percezione ambientale. È un manuale che si trova su Amazon o anche su eBay a pochissimi dollari, ma secondo me dovrebbe essere obbligatoriamente fatto studiare dagli architetti che lavorano nel paesaggio, lavorano con gli agenti atmosferici, lavorano con il sole, insomma, da tutti gli architetti. Il tentativo di fotografare questo fenomeno è nullo, perché è soggettivo, è osservatore dipendente, e quindi una macchina fotografica non lo può restituire. Questa è la descrizione del fenomeno, l'oculo e un po' di viste di questo catino, che naturalmente ha questa cupola ellissoidica, che però man mano che salite il cratere, il catino interno del cratere, a un certo punto è come se nel vostro sistema visivo si sentisse uno snap e diventa un telo teso, il cielo, da orizzonte a orizzonte. È pazzesco, ma succede. E questo è il motivo per il quale Turrell ha scelto questo posto, perché ci sono dei fenomeni percettivi su cui lui non deve lavorare, già ci sono di natura. Quindi ha risparmiato un po' di lavoro, forse la sua indole quacchera che gli ha suggerito di fare così. Velocemente, ancora un po' di immagini. Volevo lasciarvi con i crediti del progetto e con una piccola storia, se ce la faccio, brevissima, di pochi minuti. Queste sono le foto della mostra che si è tenuta a Venezia e che poi è stata, come dire, aumentata di quantità, il team che ha lavorato a Venezia, i nostri incontri con Jim Turrell in varie parti del mondo. Questo è Jim Turrell, simpatico signore. Questi sono i musicisti che hanno lavorato con noi alla sonorizzazione della mostra, che sono tre musicisti che gravitano nella zona di Roma, sono Maria Pia De Vito, Maurizio Giri e Michele Rabbia, anche se il gruppo adesso è cresciuto. E questa è la laurea honoris causa, sono una foto dalla laurea honoris causa, tratta dalla cerimonia della laurea honoris causa a Turrell, che potete vedere in rete sul sito dello UAV. Si chiama The Musical Spheres in the Light. Ora, per salutarvi in maniera, diciamo così, un po' più scanzonata, scusate la corsa che ho fatto per cercare di dirvi tutto, vi racconto una piccola cosa che è successa nella vita di Turrell, anzi prima che Turrell nascesse, e che lui mi ha raccontato e mi ha detto che è stata la molla che ha generato tutto il suo lavoro. Allora, quando un anno prima, 9 mesi prima che lui nascesse, lui è nato nel 43, sui cieli della California, in modo particolare a Pasadena, sono apparsi degli oggetti volanti non identificati. Non voglio dire che erano UFO, se voi consultate il Los Angeles Times dell'epoca, troverete UFO con la sua accezione più nobile, cioè oggetti che non si sapeva cosa fossero, forse fulmini globulari, non lo so, qualcosa. Comunque tanta era la paura del governo americano nei confronti di questi oggetti che si alza in volo la contraerea americana per attaccare questi oggetti. La cosa è drammatica perché muoiono anche 2 soldati americani sotto il fuoco nemico, cioè si sparano a vicenda credendo di colpire l'oggetto volante, gli oggetti volanti, oggetti di luce nel cielo di Pasadena. Così come questo fenomeno è apparso, la sera svanisce. Da quell'episodio il governo federale californiano, perché lui è nato a Los Angeles, decide, i genitori risiedevano però a Pasadena, decide di emanare una legge federale che imponesse a tutti coloro che avevano una casa in prossimità della costa di chiudere le verande o le finestre con dei tendaggi di velluto nero, per evitare che le case diventassero dei fari attrattivi per chi
gli aerei forse giapponesi che potevano attaccare la costa californiana degli Stati Uniti. Dopo circa 9 mesi nasce Turrell. Turrell va a scuola, è ancora studente alle, diciamo, quelle che sarebbero per noi le elementari, e torna a casa. Naturalmente nella casa del padre ci sono ancora i tendaggi di velluto nero, che lui tutti i giorni quando torna da casa chiude e inizia a bucare. Ma i genitori non fanno molta attenzione, la madre era medico di Turrell, dice no, non ti preoccupare, crescendo gli passeranno queste perversioni. Ma lui continua, i buchi sono di dimensioni differenti, dislocati in maniera strana, e fino a che i genitori chiedono a Turrell che cosa stesse facendo. E Jim risponde appunto che stava costruendo uno stellario. Aveva sentito parlare a scuola delle stelle, della loro magnitudo. I buchi infatti erano dimensionati a seconda della dimensione delle stelle, e le configurazioni che assumevano su questi tendaggi erano quelle delle costellazioni che lui studiava a scuola. Però a ben pensarci questa è la prima opera di Turrell, perché effettivamente così funzionano le opere di Turrell. Cioè le opere di Turrell ci fanno vedere cose che diciamo noi non dovremmo vedere o non potremmo vedere, cose ad esempio che non potremmo vedere di giorno a causa appunto dei problemi di rifrazione atmosferica. Quindi nella installazione, la proto-installazione di James Turrell, si vedevano le stelle di mattina, cioè quando le stelle non si dovrebbero vedere. E così succede in molte delle opere di Turrell. È un piccolo episodio che però dice di come questa personalità, questo studioso, perché è anche uno studioso di astronomia, di fisica, di architettura, di ingegneria, di geologia, provetto pilota che trasporta le esperienze che lui fa ad alta quota a terra, sono quelle in sostanza molto spesso alla base delle sue installazioni, in qualche modo riesca a unire in un'unica espressione arte e scienza. Tutti voi probabilmente l'avete visto in tanti artisti moderni e contemporanei, però secondo me era da tempo che non si vedeva un artista così immerso nella scienza nella cui opera il linguaggio della scienza si fa arte, ma diventa anche una specie di espressione spirituale. A me viene in mente solo Piero della Francesca quando penso a questa espressione. Ok, ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e basta.